ringrazio gli organi di stampa intervenuti qui oggi per la quinta edizione dell'Alica Festival. Sto iniziando io con qualche battuta e non l'associazione Il Borgollus solo perché ospitiamo come provincia la conferenza stampa, altrimenti la parola toccherebbe a Silvio Cacciatore, che è direttore artistico del festival e che è qui con noi, insomma, al fine di promuovere questa, ritengo, validissima attività, attività culturale, artistico-culturale, che non si limita solo a promuovere la musica, importantissima, la musica etnica, e non solo la musica etnica nel nostro territorio, dico nostro riferendomi al territorio dell'area grecanica, ma come diciamo zona omogenea della costituenda e futura città metropolitana. Le peculiarità di una delle quattro zone omogenee chiaramente vanno a valorizzare l'intera città metropolitana, quindi è un investimento sul piano culturale che non può non valorizzare l'intera città metropolitana. Passerò la parola a Silvio Cacciatore non prima di aver ringraziato anche il sindaco del comune di Condofuri in qualità di rappresentante dei sindaci dell'intera area grecanica, per cui abbiamo ritenuto, per motivi anche logistici, organizzativi e al tavolo, diciamo, della presentazione, di sintetizzare la presenza degli amministratori comunali attraverso il rappresentante dell'associazione dei comuni. Ringrazio ovviamente, ma qua siamo la stessa cosa, il presidente della provincia Raffa, che ha condiviso questa scelta che ormai si perpetua da 5 anni e che, voglio dire, la punta principale di questo festival riesce, attraverso la sinergia di associazioni, fino a ieri, perché non c'erano i comuni rappresentati nella nostra area, su 16 comuni, su 14 comuni ce n'erano 3 o 4 rappresentati, gli altri erano tutti a gestione commissariale, quindi le associazioni oggi meno presenti, ma non sono meno presenti sul piano realizzativo del festival, lo sono solo perché, diciamo, si sentono anche rappresentati da chi ha guidato il festival fino a questo momento, hanno colmato il vuoto della, appunto, carenza degli amministratori comunali. Oggi abbiamo la presenza in percentuale del 100% degli amministratori comunali e delle associazioni che storicamente, che fanno parte del partenariato di progetto e che con una sinergia eccezionale raggiungono un effetto moltiplicatore in termini di risultato che è pari a 5 volte tanto quello che viene solitamente realizzato, se non 5, scusatemi se magari ho esagerato per motivi affettivi nei confronti di questa iniziativa, almeno di 4 volte. Noi abbiamo degli esempi sulla regione Calabria di finanziamenti e di aiuti a festival storicizzati in tutta la regione, in provincia di Cosenza, Catanzaro e Reggio, che costano da 60 a 100 mila euro, a 120 mila euro con il bando dei grandi eventi. Questo con l'impegno di un quarto o di un quinto delle stesse risorse, attraverso la sinergia con i comuni e le associazioni che appunto aiutano molto nella logistica e in alcuni casi, diciamo, cofinanziano nel momento in cui la disponibilità di incrociare le date lo richieda, favoriscono non solo questo effetto moltiplicatore che per me è importantissimo, ma anche il fatto che non ci sia sovrapposizione di date in un'area omogenea che quindi deve godersi, diciamo, le iniziative tutte. Se un'area che si può gestire con 15 minuti di spostamento auto, chiaramente noi diamo l'opportunità di poter, diciamo, ai cittadini, a chi è appassionato di questi eventi culturali e artistici, di poterli godere dalla prima tappa all'ultima tappa. Per ultimo, ma non in ordine di importanza, ringrazio l'amico Silvio Cacciatore, che ha sposato la causa della Liga Festival e ci mette anima e cuore come, diciamo, praticamente da volontario, diciamo, e anche con le difficoltà logistiche che ha avuto in questi mesi, essendo fuori per lavoro, è riuscito, diciamo, a organizzare, e se qualche piccola carenza di contatti con le tante amministrazioni che appunto si interfacciano al festival c'è stata, diciamo, non è stata, come dire, una sua volontà, ma l'impossibilità, diciamo,
interagire con tutti. È stata preparata per la stampa, per gli organi di stampa, anche una carpetta con la nota esplicativa e praticamente diciamo, l'ulteriore passaggio sulla storia di questo festival in modo sintetico lo farà Silvio come direttore artistico, al quale passo volentieri la parola. Buongiorno a tutti, sarò molto breve. Ringrazio ovviamente il Borgonus per avermi dato la possibilità anche quest'anno, il terzo anno consecutivo per me personalmente, di poter dirigere, usiamo questo termine, l'Alica Festival, che è giunta alla sua quinta edizione. È un'edizione molto importante perché appunto dopo 5 anni si è intrapreso un percorso ben definito e che mano a mano col tempo, grazie al grandissimo supporto della provincia di Reggio Calabria, ormai si è instaurato nel territorio dell'area etanica. Presenterò il programma di quest'anno, il programma comincia già domani, per questo la conferenza stampa di oggi. Domani cominceremo dal borgo di Staiti alle 10:30 con gli giamberiani, sono lì per le povere dei suonatori di zampogna di musica tradizionale popolare, e visiteremo con una visita guidata al centro storico. Da venerdì 18 a domenica 20 a Condofuri Marina ci saranno i mercatini di Natale, del Natale condofurese, per dire giusto, che sono organizzati con il Comitato Civico per Condofuri, il Comune di Condofuri, e ci saranno all'interno del mercatino degli spettacoli. Vedi, sabato 19 ci sarà uno spettacolo di giocoleria infuocata e tango argentino, quindi proprio ai più piccoli, ma anche a chi magari vuole ballare, non solo l'etnico. E domenica 20, uno spettacolo di bolle di sapone, si chiama Le Bolle Magiche, bolle di sapone gigante assieme a giocoleria, magia, comunque artisti di strada. Poi ci spostiamo a Palizzi Marina lunedì 21 alle 16:30, qui uno spettacolo molto importante, un concerto di Natale, che verrà realizzato da dei ragazzi giovanissimi, sono i più giovani partecipanti all'Alica Festival, perché sono tutti tra gli 11 e i 14 anni, sono gli studenti dell'orchestra e del coro dell'Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri. Per noi come Alica Festival è stato molto importante il coinvolgimento delle scuole, soprattutto partendo dall'Istituto Secondario di Primo Grado, che si snoda per Bova Marina Condofuri e Palizzi. Poi la sera a Brancaleone Marina, al Teatro Parrocchiale, ci sarà un cantastorie nato Brusco che farà uno spettacolo dal titolo Tamburo e Voce, qui importantissima collaborazione, lo ringrazio pubblicamente, con la Proloco di Brancaleone e col suo presidente Carmine Verducci, come ovviamente ringrazio tutte le associazioni, le tante associazioni, tra cui le associazioni superiamo le 20 unità che hanno collaborato alla realizzazione del festival quest'anno. Giorno 22, martedì, saremo a Bova Marina in piazza Municipio, nella sala IRSEC, dove assieme al dottor Fulvio D'Ascola faremo un seminario di studi musicali che si chiama Sound Stories, storie di musica, ed è un momento di crescita culturale molto importante e molto bello che abbiamo voluto fare quest'anno, quindi non solo musica da ascoltare ma anche diciamo da studiare, usiamo questo termine, quindi scoprire come si è evoluta dall'etnico fino alla rock progressive. E poi ci sarà il concerto all'interno del Museo della Civiltà Contadina, adiacente alla Sala IRSEC, quindi la visita al museo, del chitarrista Alessandro Santa Caterina. Mercoledì 23 alle 17:30 per Canale Marina ci sarà invece il primo workshop tematico sul territorio, la Biblioteca Cesare Pavese, dal titolo Il Dopo Alluvione, perché quest'anno il festival va a cadere immediatamente dopo alla tragica alluvione che è avvenuta nel mese di novembre, che ha visto ingenti danni in tutta l'area meccanica, in particolare a cavallo tra l'area meccanica e la Locride, quindi in questo workshop parleremo dei borghi e del territorio dell'area meccanica, quindi della salvaguardia di questi ultimi. Giorno 25, poi giorno di Natale alle 6 della sera, alle 18, saremo a San Pantaleone, che è una frazione del comune di San Lorenzo, con il concerto di Natale dei 4 quarti. Poi giorno 26, giorno successivo, alle 15, quindi nel pomeriggio, visita al Parco Archeologico Archeolerio, che è il tappo importante ormai consueta dell'Alica Festival, e alle 17 un nuovo workshop sulla salvaguardia dei beni storico-culturali dell'area carica, quindi sempre il tema del post-alluvione e quindi di come poter, scusate la ripetizione, salvaguardare proprio i nostri beni culturali che rischiano di sprofondare assieme alle varie frane su tutto il territorio.
alle 21.30, quando fu di Marina in piazza Regina Pacis, ci saranno gli Ethno Sound in concerto. Domenica 27, sempre a Condofuri, la partenza da Condofuri Marina, alle 8, quindi molto presto, ovviamente un'attività questa volta a coinvolgere gli sportivi. Ci sarà la terza escursione in mountain bike dei siti proprio lungo il sentiero dell'Anica, e quindi porterà sportivi. L'anno scorso hanno partecipato dalla Sicilia, dalla Calabria, da molti posti anche lontani, li porterà alla scoperta del territorio proprio in mountain bike. Sarà un'attività veramente meravigliosa, quindi invito gli sportivi, ovviamente chi pratica la mountain bike, a partecipare. Domenica sempre 27, la sera alle 22.30 saremo presenti a Bova Marina alla grande notte bovesa, notte bianca invernale, con il concerto di Cosimo Papandrea. Lunedì 28, quindi il giorno successivo, alle 18.30 a Bova, nella cora alla chiesa di Santa Caterina, il concerto dei Megali e Lara. La sera stessa alle 21.30 ci saranno invece gli Eliacos a San Lorenzo Marino in piazza della Trinità. Giorno successivo, poi in questi giorni praticamente ci sono tantissime attività. Giorno 29 alle 18.30 al Museo Garibaldino a Melito Porto Salvo, l'Orchestra Giovanile di Catini di Roma. Alle 21.30 gli Alma Greca a Monte dello Ionico nel centro storico. Giorno 30 alle 21.30, quindi mercoledì 30 dicembre a Bagalani, ci sarà il concerto dei Cartia all'interno della saga Sapore d'Inverno, organizzata insieme all'amministrazione comunale. E poi la conclusione con il Capodanno a Roculi, giorno 31, alle 23.59, per intenderci, al Guinguovo con Ciccio Lucera e Di Cumelca. Il programma è molto lungo, molto approfondito, ci sono anche tante altre cose da scoprire. Noi abbiamo la possibilità di farlo tramite il nostro portale online, che debutta quest'anno per la quinta edizione. Abbiamo deciso di festeggiare così, rendendo più mediatica possibile, più partecipativa, questa edizione dell'Anica Festival. Il sito è anicafestival.it, sono tutti invitati a visitarlo, a scoprire le varie novità. Penso di aver parlato anche a sufficienza, cedo la parola al Presidente. Sì, grazie, ma giusto per un saluto e anche per esprimere un'assoluta condivisione rispetto a questo, che è un progetto culturale di grande rilevanza sul territorio, che parte ormai da 5 anni. E che oggi, come diceva giustamente Pierpaolo, si arricchisce di un ulteriore elemento strategico, che è la città metropolitana. Noi, quando l'abbiamo immaginato, 5 anni fa, di portare avanti i valori che sono del nostro territorio, il patrimonio territoriale, il patrimonio culturale. Quindi si inserisce a pieno titolo rispetto agli obiettivi strategici che noi come amministrazione ci siamo dati, che è quello appunto di valorizzare il territorio in sinergia con la valenza culturale che questo esprime. E proprio per questo questa osmosi continua che c'è nel territorio di espressioni culturali arricchisce ulteriormente un patrimonio, che è il patrimonio dell'area gregaria, che noi abbiamo fortemente voluto che avesse una sua identità, che è poi l'anima, se così possiamo dirlo, della città metropolitana. Noi abbiamo sempre sostenuto che le nostre radici sono appunto le radici che partono da quell'epoca, e quando spesso ci dimentichiamo di queste, noi cerchiamo di riscoprirle ogni giorno di più. Lo facciamo perché vogliamo riscoprire l'orgoglio reggino, che parte sicuramente dall'area gregarica, e ringrazio per questo il sindaco Mafrici in rappresentanza di tutti i sindaci dell'area, proprio perché anche questa sinergia, che è una sinergia virtuosa, che mette in campo il volere delle istituzioni con il sapere del territorio, secondo me rappresenta l'eccellenza sulla quale si possono costruire nuovi percorsi di crescita e di sviluppo. Naturalmente i complimenti vanno agli organizzatori, perché sono riusciti, con espressioni diciamo musicali, culturali e quant'altro, ad esprimere questi concetti, e lo hanno fatto appunto facendo anche questa sintesi sui vari territori dell'area gregarica, che è il valore aggiunto per quanto attiene il nostro percorso di crescita. Quindi complimenti anche a Pierpaolo, che è stato l'anima e il promotore di questa iniziativa, che abbiamo assolutamente condiviso e che ci dà appunto la possibilità di lasciare un'impronta, devo dire anche cospicua, sul territorio, di un'esperienza straordinaria che, se è durata 5 anni, vuol dire che è stata anche apprezzata dai cittadini. Quindi grazie. Grazie, grazie al Presidente. Passo io il microfono, Silvio, perché per passare la cosa salutiamo il Presidente per motivi diciamo istituzionali, nonostante il sabato deve andare via. Grazie. Sì. Ma io solo per salutare e ringraziare veramente a nome di, come si diceva prima, da Presidente dell'Associazione dei Comuni dell'Area Gregaria, a nome di tutti i sindaci dei comuni dell'area,
il consigliere provinciale Zavettieri, il direttore artistico, appunto Silvio Cacciatore, il presidente della provincia, il quale ha colto veramente nel segno, e non ho che anche per questo ringraziarlo, insomma, ma questo devo dire, con il consigliere provinciale ormai Zavettieri è da un po' che si ragiona in quest'ottica, e davvero in vista della città metropolitana, credo che l'area grecanica, ecco, più pronta di come ad oggi la vediamo, e secondo noi, secondo me anche, non poteva essere. Ci sono stati tempi veramente, con rispetto a tutti i diversi scioglimenti, commissioni straordinarie, che in un momento è particolarmente difficile dal punto di vista della rappresentatività democratica, ad oggi invece, ecco, ogni amministrazione sta cercando di dare il proprio contributo per rappresentare al meglio una comunità e un'intera area, e quindi questo percorso ancor più ci rende sempre più preparati e veramente ci allena a ragionare, a vederci, a stare insieme in sinergia, in questo caso un aspetto artistico, culturale, un progetto culturale come è stato definito davvero, che tra l'altro ogni anno, ecco, viene implementato, rafforzato, e quindi qui anche il fatto di, ecco, esserci qui di nuovo dopo ormai 5 anni è sinonimo ed è assolutamente frutto comunque di capire, ecco, che lo che in sé è valido, ma anche la capacità, e qui davvero sempre più soprattutto l'intenzione di chi lo ha voluto, lo ha pensato, lo sostiene, quindi in senso amministrativo, politico, ma poi in senso organizzativo e artistico, come appunto Silvio e quindi Pierpaolo qui presenti, come con degli elementi di novità rispetto a percorsi del genere ogni anno devono essere apportati, lo si sta facendo, e anche quest'anno veramente è sempre più ricco e rappresentativo di quella forza ormai anche politico-amministrativo che l'area grecanica oggi esprime. Per cui, in virtù di un percorso come quello della città metropolitana, lo ripeto, il presidente poc'anzi coglie, ecco, l'area grecanica che porta questa identità, che verrà manifestata nell'Arica Festival con la cultura, la tradizione musicale, l'arte e le associazioni qui presenti, davvero tutte, che animeranno, ecco, ogni serata da Staiti a Rovuti, come si è detto, rappresentano, ecco, quel di più che l'area meccanica sarà in grado, ecco, di portare e porterà nella città metropolitana ormai prossima, ecco, ad essere costituita. Quindi grazie davvero ancora, grazie a tutti, presenti, agli organi di stampa. Aggiungo una piccola cosa che sono dimenticato di dire prima. Come diceva lei, sindaco, appunto, ci tengo a sottolineare per l'Arica Festival l'importanza di rilancio di tutta l'area grecanica, perché è importante anche pensare in aree omogenee come la nostra area, pensare in grande, perché solo stando insieme, secondo me questo l'abbiamo detto anche negli anni passati insieme ad altre associazioni, ed è un concetto ancora attivissimo e da rilanciare pure quest'ultimo. Bisogna essere coesi, uniti, altrimenti non si va da nessuna parte. L'area meccanica deve veramente fare squadra e quindi lanciarsi verso una nuova strada. Sulla nostra strada, il tema di quest'anno, sia per andare a raccontare le strade che non ci sono più, quelle magari delle tradizioni perdute che possono essere recuperate, anche le strade che purtroppo non ci sono fisicamente più. Ci teneva a dire che quest'anno non sarà possibile effettuare il trekking che facevamo ogni anno presso i ruderi dell'Abbazia della Madonna dell'Arica, o dell'Arica, dipende dalla posizione dell'accento, proprio perché c'è un'impossibilità causata dalle frane dovute all'ultima alluvione di arrivare a quest'area in totale sicurezza, perché i tecnici che sono andati a fare un sopralluogo, che organizzano il trekking, hanno verificato l'impossibilità di accedere. Qui il mio appello anche alla provincia di Reggio Calabria, a chi di competenza poi, di poter intervenire per recuperare e magari realizzare un sentiero dove si possa non arrivare necessariamente in automobile o in pullman, ma passeggiando tra gli alberi, passeggiando nella natura incontaminata, quella è quella nell'area tra Pietra Pennata e Staiti, e quindi raggiungere i ruderi dell'abbazia quasi millenaria, possiamo dire, della Madonna dell'Arica. Detto questo, siccome ci sono molti artisti, molte associazioni presenti in sala P, se qualcuno di voi gradisce e vuole fare un saluto, non so, il microfono è a disposizione. Credo resti, se no, se vuoi due parole sul seminario, così lo approfondiamo. Grazie, un saluto a tutti.
Tra l'altro è piacevole collaborare anche con Silvio, con le altre persone, abbiamo già fatto delle cose più o meno insieme, anche con altri artisti che sono qua, quindi magari parlo io, non dico il nome loro, però per dare una testimonianza anche della validità, della qualità artistica di quest'anno, con gli Ethno Sound, è una band che praticamente riesce a fondere anche degli stilemi diversi da quello della musica etnica, aveva rivisitato anche delle canzoni belle di Nicolò Fabi e di Dino Daniele, o anche i Garbia che sono espressione di quell'area grecanica, oppure di tutti gli altri artisti che sono qui inseriti. E un'altra cosa importante è quella di riacquisire la siccità dei luoghi, no? E nel seminario che farò io sulla musica, che poi sarà una specie di talk show, una cosa con dei filmati, una cosa ascoltando canzoni di tutti i generi, ci sarà anche un chitarrista, Alessandro Santa Caterina, quindi è molto importante capire come oltre al lavoro del gruppo sia molto importante la fisicità, il suono dei legni, delle corde, perché ognuno di noi può fare musica secondo quelle che sono le proprie sensazioni. Quindi io volevo parlare e esprimere questo concetto delle tradizioni nostre che comunque devono esistere, non dobbiamo però chiuderci nei nostri territori, dobbiamo aprirci sempre al mondo, a tutte quante le contaminazioni. Quando noi conosciamo poi tutti i generi musicali, allora riapprezziamo veramente molto quelle che sono le nostre radici, perché alla fine siamo sempre tutti figli quantomeno della Magna Grecia ed è un patrimonio importante, quindi non è retorica, però dobbiamo sempre ringraziare e supportare queste iniziative, quindi grazie a loro. Grazie. Prego. E quindi diciamo, le radici, la strada, il logo disegnato l'anno scorso va a rispecchiare proprio questo, le radici comuni e la strada che, rimanendo proprio sulla stessa strada, si va avanti. Prego. Allora, in realtà ci sarebbe poco da dire perché comunque ha detto tutto Fulvio, tra l'altro è un carissimo amico, quindi niente, noi come Ethno Sound siamo veramente orgogliosi di prendere parte a questo progetto, a questo festival, perché comunque al di là di quello che si vede un pochettino in giro non è la solita cosa, ci piace proprio per questo, perché punta soprattutto all'identità del territorio, la Liga Festival, ed è una cosa che noi facendo musica popolare, insomma musica etnopop, cerchiamo di mettere in risalto appunto l'identità di un territorio che non è, per poco lo intendiamo, non è solo il territorio che può essere della Pianura di Giulio Tauro o del Regino della Ionica, ma diciamo l'identità che noi cerchiamo di portare, di mettere in risalto è quella dell'identità dell'intero territorio calabrese. Noi, ripeto, siamo molto contenti di prendere parte a questo festival e ringraziamo soprattutto il direttore artistico. Grazie di nuovo. Grazie a voi. Comitato civico, proprio qui. Toto, se vuoi venire qui dopo aver caricato un grande piacere. Ok. Allora, buongiorno a tutti, io sono Davide Malala, del Comitato Civico Profondo Funi, che è l'associazione che organizzerà per il quarto anno oramai consecutivo i mercatini di Natale a Profondo Funi. Nulla da aggiungere, intanto non finiremo mai di ringraziare Silvio, che c'è sempre stato accanto da quando è nato l'Anica Festival, che è nato un anno prima rispetto ai mercatini. Ci ha sempre, voglio dire, riservato un posto in questo festival, che effettivamente è un festival differente rispetto agli altri, nella sua differenza ha la sua forza, secondo noi. Ovviamente Pierpaolo Zavettieri, ovviamente il nostro sindaco, che anche lui ha sempre creduto nell'associazionismo, e quindi anche il comune ha sempre cercato con ovviamente le possibilità e gli strumenti che ha di venirci incontro. L'unica cosa che volevo aggiungere è che ancora non era in programma perché è successiva alla stampa delle locandine, è che venerdì, subito dopo l'inaugurazione degli stand all'interno del mercatino, ci sarà un convegno che si intitola proprio La forza dello stare insieme. È un convegno organizzato dalla Codiretti e da Pai, al quale sarà presente anche un rappresentante dell'Istituto Isnea, che in pratica cerca di promuovere
finanziariamente le piccole e medie imprese nel campo dell'artigianato e dell'agricoltura. E proprio il titolo, la forza dello stare insieme, è quello che hanno detto prima i relatori, è quello che noi, come Comitato Civico Profondo Fumi, sappiamo benissimo che è l'unico modo per poter crescere, per poter andare avanti. Quello di collaborare tutti insieme, quello di non screditare per forza il nostro vicino, ma anzi di prenderlo per la mano e farlo lavorare insieme a noi, per raggiungere gli obiettivi che tutti vorremmo fossero raggiunti da questa terra bellissima, ma troppo spesso abbandonata, anche per colpa nostra. Grazie. Grazie Davide. Consulta giovanile al volo per Buona Marina o consigliere. Comunque Davide, condivido in pieno, perché è proprio la traccia del festival è questa, sulla collaborazione insieme per tutta l'area. Buongiorno a tutti, un saluto. Semplicemente questo, sposiamo Arica Festival, come lo fanno tutti, convinti dei nostri obiettivi. Il nostro obiettivo primario come consulta giovanile e come nostra esperienza positiva sul territorio è quello di aver, tra virgolette, raccolto, coinvolto tutte le associazioni presenti facendo un'unica associazione e poi collaborare tutti insieme facendo rete per ottenere qualcosa di positivo, soprattutto per il nostro territorio. Qui è importante, nel nostro caso, l'appoggio all'amministrazione comunale totale, la collaborazione totale, in questo caso alla provincia di Reggio Calabria e a tutti quelli dell'Arica Festival. Grazie a tutti dell'invito. Continuiamo a fare queste attività perché sono positive, non solo a livello associativo, non solo a livello dei gruppi musicali e tutti, ma hanno un forte riscontro sul territorio e la gente le apprezza. Se siamo al quinto anno è perché anche la gente lo vuole. Grazie a tutti. Grazie. Quindi continuiamo sulla nostra strada, come si suol dire con il mondo. Se avete qualcosa da aggiungere, se no possiamo chiudere. Bene, grazie a tutti per aver partecipato, per l'appuntamento. Prima tappa domani mattina 10:30 a Stenti. Buona giornata.